Siamo alla partenza del corteo di questa marcia del 5 di novembre insieme a Flavio Lotti. Essere qui oggi, cosa stiamo chiedendo e perché e qual è il ruolo delle scuole? Oggi è un giorno importante, stiamo vivendo una guerra terribile, una guerra angosciante, e oggi tantissime donne, uomini, ragazzi, giovani di ogni parte d'Italia si sono ritrovati in questa piazza per chiedere ai responsabili della politica nazionale e internazionale, al nuovo Parlamento, al governo, di fare quello che Papa Francesco sta oramai implorando da mesi e mesi, e cioè di cercare e di imboccare la via della pace. Abbiamo bisogno di smettere, di rompere lo schema della guerra e iniziare un percorso di ricerca della pace. In tutto questo le scuole stanno svolgendo un ruolo fondamentale. Il prossimo 28 novembre ci ritroveremo insieme ancora una volta qui a Roma con Papa Francesco per ribadire l'importanza dell'educazione alla pace e alla cura, perché è attraverso la cura che degli altri, la cura del pianeta, del mondo, dell'ambiente in cui viviamo, che noi possiamo davvero imparare a fare la pace. Oggi siamo qui a chiederla, ma tutti i giorni dobbiamo imparare a farla per diventare davvero costruttori e costruttrici di pace. Veramente tanti giovani oggi, una manifestazione veramente ricca, e ora riusciamo a vederla un po' insieme. Guerra è una follia, così recita lo striscione della Perugia Assisi straordinaria del 24 aprile di quest'anno, e che oggi abbiamo voluto portare qui alla testa del corteo e che marcerà alla testa di quello che sarà il bandierone più lungo mai realizzato, 50 metri di bandiera per la pace, che aprirà il corteo di questa manifestazione.